Il bollettino di oggi sulla diffusione del Covid nella nostra regione. Abbiamo in collegamento per i dati e i dettagli Anna Di Giorgio, a cui cedo subito la linea. Buonasera Anna. Sì Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Con la telecamera di Diego Martelli prendiamo in questo momento la linea da Pescara. Siamo davanti al Covid Hospital per aggiornarvi sui dati relativi al consueto bollettino sanitario da Covid-19. Dunque vi diciamo che per questa giornata si registrano più 344 casi di positività al Covid-19 di età compresa tra 6 mesi e 91 anni su un totale di 6.352 test, di cui 4.504 tamponi molecolari e 1.848 tamponi rapidi. La percentuale dei positivi è del 5,4%. Tra i deceduti si registrano 6 nuovi casi di età compresa tra 61 e 96 anni, un decesso si riferisce ai giorni scorsi, i dimessi guariti invece sono oggi più 308. I ricoveri in ospedale, non in terapia intensiva, sono in totale 402, il decremento di oggi è di meno 13 per l'appunto. I posti letto occupati invece in terapia intensiva sono in tutto 40 e il bollettino di oggi fa registrare un meno 2 con un ricovero in più. In isolamento domiciliare ci sono poi 9.634 persone. 44 persone in più per la precisione. Dei 344 nuovi casi di positivi al Covid-19 vi diciamo che la provincia che fa registrare un incremento maggiore e per la precisione più 119 è la provincia di Pescara, seguita da quella di Chieti con un più 116 e poi Teramo con un più 19, L'Aquila più 28 e poi ci sono 21 persone in più per le quali sono in corso verifiche sulla provenienza. La provincia di Pescara dunque è quella che fa registrare un maggior aumento dei contagi. Proprio a tal proposito è di qualche ora fa una nota che è stata diffusa dall'ufficio stampa del governatore Marsilio, che ha scritto una lettera ai sindaci dell'area metropolitana di Pescara, in particolar modo Spoltore, Montesilvano, Pescara appunto e Città Sant'Angelo, dove si è registrato un maggior aumento di positivi, una percentuale maggiore di positivi al Covid. Dopo i test di massa, gli screening di massa che sono stati effettuati sulla popolazione. Una media leggermente superiore nell'area metropolitana di Pescara rispetto alla media regionale, ragion per cui il governatore Marsilio con questa lettera ha comunicato ai comuni in questione che metterà a disposizione il personale della protezione civile e dell'ASL per continuare a fare gli screening di massa anche e soprattutto sulla popolazione scolastica. L'invito del governatore Marsilio è quello ad aderire il più possibile a questi screening di massa per interrompere la catena dei contagi e ovviamente ad usare sempre e comunque i dispositivi di protezione individuale. Da Pescara è tutto, Paolo, se non hai domande da studio io e Diego Martelli ti restituiamo la linea.